sì per la riforma costituzionale vuol dire garantire un sistema sanitario universale, garantire un'omogeneizzazione dei livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio, da nord a sud, eliminare quelle differenze, quelle disparità che hanno evocato elementi di grande preoccupazione in molti cittadini, in molti viaggi della speranza, in molte situazioni dove purtroppo un cittadino che risiede in un territorio rispetto ad un altro è più svantaggiato, ha più difficoltà ad avere questa garanzia e queste tutele e questi diritti.
Abbiamo per esempio 21 diversi calendari vaccinali in Italia, che è un'autentica follia. Io desidero che esista un solo calendario vaccinale comune per tutta Italia. Basta considerare che se faccio una prescrizione per un farmaco ad alto costo a un paziente di un'altra regione, questi deve essere visitato nuovamente da uno specialista nella regione di appartenenza. I LEA, che dovrebbero garantire livelli di assistenza essenziali in tutto il territorio, devono essere valutati, letti, applicati sul campo nazionale. Voto sì al referendum perché condivido il progetto di riforma, sia per quello che riguarda la riforma del Senato e soprattutto per il ritorno, con l'abolizione della riforma del titolo quinto, per il ritorno a un sistema sanitario che sia più centralizzato. Voto anche sì perché una legge importante come la legge Gelli non può aspettare 2 anni in un ping pong tra Camera e Senato, ma vorrei una Italia europea, per questo voto sì. Io voto sì perché voglio un'unica sanità uguale in tutte le regioni, governata bene da Roma, controllata, uguale per tutti i cittadini. Stiamo cercando di costruire così la rete trapianti, ma abbiamo bisogno di un'unica sanità. Per questo io voto sì. Basta un sì per realizzare un sistema sanitario adeguato che elimini le diseguaglianze, che è il nostro vero obiettivo. Noi lavoriamo per un sì a favore di questo Paese e a favore dei cittadini di questo Paese e dei loro diritti ad avere una buona salute.